La tecnica dovrebbe essere invisibile. Tutto può fare musica, ma senza la tecnica non puoi fare la vera musica. Parole di Tommy Emmanuel. Con queste parole il chitarrista australiano, durante un'intervista via Vai TV, spiega l'importanza di lavorare sodo sulla propria tecnica ai fini di renderla invisibile agli occhi del pubblico. Tommy Emmanuel è uno dei miei chitarristi preferiti. Anche se il suo stile non è quello che faccio io, anche se ci provo ogni tanto, perché io preferisco magari la chitarra elettrica, in realtà è uno di quei chitarristi che quando vedo i video non riesco più a staccarmi e sono quei chitarristi che guardo più volentieri di tutti, senza mai annoiarmi. Per chi non lo sapesse, è un chitarrista che suona con la tecnica del finger picking, quindi con le dita, del thumb picking, con il pollice, ovviamente ispirato a Chet Atkins, per il quale Tommy Emmanuel venne assolutamente folgorato quando ascoltò il brano Windy and Warm. Utilizzando la tecnica del finger picking, tra cui anche il thumb picking, Tommy Emmanuel riesce a riprodurre durante le sue esecuzioni varie linee melodiche, quindi magari fa il basso, l'accompagnamento e la melodia insieme, per esempio, contemporaneamente. Nella maggior parte dei casi, chi suona finger picking fa basso, quindi linea di basso, e melodia, anche lui fa uguale, altre volte lui riesce ad aggiungersi anche qualcos'altro. Oggi questo stile chitarristico è molto gettonato, molto conosciuto, però quando è iniziato Tommy Emmanuel, questo stile, c'erano pochi chitarristi che si cimentavano in questo stile. Adesso invece, appena esce un successo pop, sembra che ci sia la corsa a chi fa la cover per primo con la chitarra acustica in finger picking. Basta che cerchi gli ultimi successi pop su YouTube e magari scrivi guitar o finger picking e troverai una marea di versioni diverse di ragazzi che suonano in finger picking. E questo successo dello stile lo si deve anche e soprattutto a Tommy Emmanuel, almeno negli ultimi anni. È un ex batterista e si sente anche non solo per la precisione ritmica delle sue esecuzioni, ma anche e soprattutto perché usa proprio la cassa armonica della chitarra come percussione, cosa, ripeto, che adesso è abbastanza normale. Inizia a suonare a 4 anni, ma non sa né leggere né scrivere musica tuttora. Quello che mi piace principalmente di lui è che ha la completa padronanza dello strumento. Anche se la maggior parte dei suoi brani sono molto molto difficili da replicare, lui li suona mentre balla, mentre scherza, mentre recita, mentre fa altre cose, mentre si alza in piedi, ride, scherza, ok? Facendo questo riesce a farti sembrare la cosa molto molto semplice, e qui ritorniamo alla citazione che abbiamo detto all'inizio. E da qui anche una delle sue caratteristiche che più mi piace di Tommy Emmanuel, ovvero la sua propensione a fare show quando fa un concerto. Non è semplicemente ascoltare la musica, un bravo chitarrista, ma è un vero e proprio show. Vediamo ora 3 delle infinite lezioni che possiamo apprendere da un grande chitarrista come Tommy Emmanuel. Lezione numero 1, gli armonici. Tommy Emmanuel sfrutta gli armonici sulla chitarra acustica in un modo molto particolare. Sembra quasi voglia avvicinarsi ad un'arpa. Ascoltate qui. And it's this one. And
that's a combination. Questo effetto lo crea alternando velocemente corde vuote e armonici fatti con il plettro su queste due dita e facendo l'armonico con il dito indice, ok? Quindi 12 tasti dopo, cioè quindi quando preme un tasto, 12 tasti dopo fa il plettro e fa l'armonico e con l'altro dito velocemente alterna le corde vuote più alte. Allora, in un video dedicato sicuramente parleremo anche di questo, vedremo proprio chitarra in mano come si fa, però se vuoi già vedere, magari capisci un po' di inglese, sicuramente scrivi Tommy Emmanuel Harmonics, trovi proprio lui che spiega questa cosa qui. L'effetto è straordinario, sembra di entrare in una dimensione sconosciuta e tutta nuova. Lezione numero 2 è la dinamica. Come riesce Tommy Emmanuel ad utilizzare la dinamica è qualcosa di pazzesco, secondo me. Fammi sapere anche tu cosa ne pensi lasciando un commento anche riguardo alle altre cose. Però riesce proprio Tommy Emmanuel a creare delle atmosfere diverse, delle emozioni diverse, anche solo giocando con la dinamica. Quando parlo di dinamica intendo in senso molto molto pratico suonare piano, suonare forte, ok? È un po' più complicato di così, però con queste parole si capisce. Tommy Emmanuel riesce a creare una certa tensione anche quando suona piano, quasi come se ti venisse voglia, assolutamente voglia, che ricominci a suonare forte. Crea una certa suspense, una certa tensione, che è la cosa principale, la cosa più bella di utilizzare la dinamica, no? Riuscire a fare in modo che quando suoni piano le persone stiano ancora più attente a quello che stai facendo e non magari che rivolgano l'attenzione da qualche altra parte. In questa era dove per ottenere l'attenzione si urla sempre di più, questa cosa mi sembra fantastica. Comunque ti invito a provare molto, quando magari improvvisi, ad utilizzare la dinamica per cercare di creare questi effetti. La dinamica è un elemento troppo trascurato nella musica moderna, quindi ti invito a cimentarti anche in questo. Lezione numero 3, il groove. Beh, che dire, si sente e come che suonava la batteria. Il groove di Tommy Emmanuel è inimitabile. Come dicevo all'inizio, al giorno d'oggi ci sono un sacco di ragazzi, chitarristi, che si sono messi sull'onda del finger picking a provare questo stile, e quindi ce ne sono tanti che suonano in questo momento, ma se ascolti il 99% di loro e poi ascolti Tommy Emmanuel, vedi che c'è una differenza abominevole, perché quello che ti trasmette Tommy Emmanuel con la sua dinamica, col suo groove, la sua ritmica molto precisa, ma allo stesso tempo che ti fa muovere il piedino, è qualcosa che nessun altro, almeno non ho mai sentito nessun altro, anche se con grande tecnica, molti altri che ho sentito non riescono a trasmettere tutte quelle emozioni. Quando ascolti Tommy Emmanuel non riuscirai a fare a meno di muovere il piedino o schioccare le dita. E il tuo groove com'è? Io per esempio ogni volta che mi ascolto nei video, quando suono, mi sembra che faccia schifo il mio groove, e quindi mi metto sempre a cercare di migliorarlo, e ci lavoro tanto su questa cosa qua. E quindi, detto questo, credo che il fatto di registrarsi, riascoltarsi, sia qualcosa che funzioni molto. Quindi prova a registrarti, riascoltarti, vedere se ti viene da muovere il piedino, schioccare le dita. Se non è così, devi lavorare sul tuo groove. In conclusione, io adoro come Tommy Emmanuel riesce a comunicare con la sua musica. Si vede proprio che la passione gli attraversa tutto il corpo. Sarebbe bellissimo arrivare al suo livello, vero? Beh, come dice lui, duro lavoro e mettersi sotto finché la tecnica non diventa invisibile. Quindi, adesso che finirà questo video, sotto a studiare con la pratica. Ciao strimpellari!